Controlli e arresti in provincia da parte delle forze dell'ordine. La Sicilia, zona arancione. Cosa cambia? Musumeci, scelta assurda e irragionevole. Buona la prova delle farfalle di Mazara a patti. Ben ritrovati amici telespettatori, nuova edizione del TG8 Informazione, canale 190 del Digitale Terrestre, ma anche in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook. Apriamo come di consueto il nostro TG con la cronaca. Aveva violato gli arresti domiciliari a lui imposti per aver commesso reati in materia di stupefacenti il giovane arrestato ieri pomeriggio dagli uomini della squadra mobile della questura di Trapani lungo via di Villa Rosina. Il trentenne trapanese, con diversi precedenti a carico, non curante della misura, era solito allontanarsi da casa per recarsi in vari luoghi, anche ricreativi. I poliziotti, dopo essersi appostati nei pressi di alcuni locali commerciali dove era stato notato, lo hanno beccato proprio mentre si accingeva ad uscire con nonchalance da uno degli esercizi da lui frequentati. Per il giovane sono così scattate le manette con l'accusa di evasione. Ed ancora cronaca, picchiava e maltrattava i genitori per ottenere denaro. È stato arrestato dalla Polizia di Stato un giovane. Un trentenne è stato arrestato nel pomeriggio di martedì dagli uomini della squadra mobile della questura di Trapani poiché da oltre un anno picchiava e maltrattava i genitori tentando di estorcere soldi per acquistare stupefacenti. Il giovane nei mesi scorsi aveva ripetutamente costretto i propri congiunti a consegnargli diverse somme di denaro minacciandoli e talvolta picchiandoli dinanzi ai loro dinieghi di acconsentire alle sue richieste. In alcune occasioni aveva infierito sugli arredi e su alcuni oggetti presenti in casa, danneggiandoli o distruggendoli per ottenere i soldi. Le indagini condotte dalla Polizia di Stato e coordinate dalla Procura di Trapani hanno permesso di ricostruire diversi episodi, culminati con l'imposizione da parte del GIP della misura cautelare del divieto di avvicinamento alle vittime. Ieri l'epilogo della vicenda, quando è stato tratto in arresto e tradotto in carcere dai poliziotti. E i carabinieri della compagnia di Marsala, nell'ambito dei consueti controlli del territorio, hanno tratto in arresto un uomo di Marsala, un 72enne, già gravato da precedenti di polizia. I carabinieri della compagnia di Marsala, nell'ambito dei consueti controlli volti alla ricerca di armi, hanno tratto in arresto, in flagranza dei reati di detenzione di arma clandestina e ricettazione e detenzione abusiva di munizionamento, Tommaso Vanella, 72 anni, marsalese, già gravato dai precedenti di polizia. Nel corso dell'attività di perquisizione domiciliare condotta dai militari della sezione radiomobile, l'uomo, privo di porto d'armi, è stato trovato in possesso di una pistola revolver calibro 38 corto, priva di matricola e segni distintivi e quindi non dichiarata alle autorità di pubblica sicurezza. All'interno dell'abitazione è stato altresì rinvenuto del munizionamento. Quanto rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti tecnici e balistici, oltre che volti al ripristino dei contrassegni matricolari della pistola. A seguito di tale ritrovamento, l'uomo, terminate le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dalla competente autorità giudiziaria. Nella giornata di ieri, in sede di udienza presso il Tribunale di Marsala, il giudice lilibetano ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri. E in momenti di tensione ieri a Castelvetrano presso il centro di accoglienza La Locanda che ospita migranti. Su 60 ospiti, 26 sono risultati positivi ai tamponi rapidi. I migranti hanno posto resistenza agli operatori USCA tentando anche di aggredire il responsabile della struttura, Vito Accardo. Gli ospiti, racconta un operatore, non volevano effettuare la prova tampone, hanno cominciato ad inveire verso l'infermiere, il medico e tutti noi presenti. Una situazione che sta degenerando anche perché adesso sono in quarantena ma non accettano di rimanere chiusi nelle loro stanze. In attesa dei tamponi molecolari all'interno della struttura stiamo vivendo una situazione assurda. E a proposito di coronavirus, da ieri sera materialmente si ha contezza che la Sicilia è zona arancione, un po' come vi avevamo annunciato nel corso del nostro TG di ieri. E con l'istituzione di nuove zone più a rischio torna anche l'autocertificazione. Vediamo. Con il nuovo DPCM tornerà l'autocertificazione per gli spostamenti in tutta Italia.
In tutto il paese scatterà il coprifuoco alle 22 e dunque la necessità di giustificare i propri spostamenti sarà necessaria anche nei comuni inseriti nelle zone gialle dopo quell'ora. Il modulo, già disponibile sul sito del Viminale, è lo stesso che era stato predisposto in occasione del DPCM del 24 ottobre e già utilizzabile per le ordinanze in vigore nelle regioni dove era stato stabilito il coprifuoco. Si tratta di un modello standard che avranno a disposizione tutte le pattuglie delle forze di polizia, dove i cittadini dovranno indicare i motivi dello spostamento. I controlli verranno fatti a campione e chi non riuscirà a dimostrare il motivo indicato nell'autocertificazione verrà denunciato. E proprio con le nuove restrizioni che entreranno in vigore, ricordiamolo, da domani venerdì 6 novembre, ristoranti, bar, palestre chiuse. Ascoltiamo nel dettaglio cosa cambia. In piena emergenza Covid-19, la Sicilia dichiarata zona arancione. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi pubblici e privati sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Chiuderanno musei, mostre e luoghi di cultura. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. E nel particolare vediamo cosa accade per la regione Sicilia con l'istituzione della zona arancione. Ora è ufficiale, la Sicilia è stata dichiarata zona arancione. Ecco cosa si può fare e cosa non si può fare a partire da domani, venerdì 6 novembre. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla regione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per le sole scuole superiori è disposta la sospensione delle lezioni in presenza e il contestuale avvio della didattica a distanza. Zona arancione che non è assolutamente andata giù al presidente Nello Musumeci, che dichiara che è una scelta assurda e irragionevole. Vediamo i motivi nel nostro servizio.
La Sicilia zona arancione si accompagna a una vera e propria bufera politica. È una scelta assurda e irragionevole, ha tuonato ieri sera il presidente della regione Nello Musumeci, sottolineando come Campania e Lazio, indicate come aree gialle, abbiano un numero di casi nettamente superiore alla Sicilia. Un punto su cui si sofferma anche Gianfranco Miccichè. Non lo voglio neanche pensare che Lazio e Campania siano state classificate regioni gialle perché dello stesso colore politico della maggioranza che sostiene il governo nazionale. E quindi non voglio neanche credere che si tratti di marchette sulla pelle dei siciliani, ha detto in una nota il presidente dell'Assemblea regionale siciliana. O c'è stato un palese errore, ha aggiunto, o qualcuno dovrà spiegarci perché le regioni più colpite dal Covid sono quelle meno colpite dalle decisioni del governo. Tutti si chiedono le ragioni della scelta del governo, che in realtà non si basa solo sul numero dei contagi. Sono infatti 21 i parametri analizzati per classificare il grado di rischio di una regione. Va considerato anche l'RT, ma bisogna tenere conto del numero di medici impiegati o dei posti in terapia intensiva disponibili. E a proposito di coronavirus, una nuova vittima al Covid all'ospedale di Marsala. È deceduta nella notte una donna che era ricoverata all'ospedale di Mazara, che poi, viste le complicazioni, è stata intubata e trasferita nel reparto di rianimazione all'ospedale di Marsala. Nella notte la donna si è aggravata ed è morta. Adesso i pazienti in rianimazione al Covid Hospital di Marsala sono due. A Mazara, invece, ricordiamolo, nonostante ci siano i letti per non c'è la rianimazione, ma soltanto 30 posti per positivi semplici. Se peggiorano vengono intubati e trasferiti per, ovviamente, verosimilmente carenza di personale. Per quanto riguarda invece i dati da coronavirus, non c'è giunta ancora nessuna comunicazione ufficiosa in merito al numero dei positivi. Sappiamo da nostre fonti che verosimilmente il numero tendenzialmente è destinato a crescere per la città di Mazara del Vallo, ma sono ovviamente piccole indicazioni perché non sono rafforzate da dati ufficiali, dei quali ovviamente vi daremo comunicazione nelle prossime ore. E sempre a proposito però di sistema sanitario, l'ASP di Trapani ricorda che gli attestati di esenzione per condizione economica relative alle categorie E01, E02, E03 ed E04 rilasciati a seguito di autocertificazione sono prorogati sino al 31 marzo 2021. Il provvedimento di proroga è stato stabilito con decreto dall'assessore alla salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza. E prima di parlare di altro, il nostro consueto punto sulla situazione dei 18 marittimi dal 1 settembre in Libia. Abbiamo sentito stamattina, come sempre, familiari armatori, non ci sono nuove notizie in merito al loro pronto rilascio. Ieri vi abbiamo detto della telefonata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Sindaco della città Salvatore Quinci. Stamattina una nuova comunicazione da parte del primo cittadino che ha avuto una call con ovviamente l'onorevole che è il sottosegretario Morani ed è impegnata ad attivare immediatamente l'interlocuzione con altri ministeri. Quindi dopo la telefonata di Mattarella, dopo l'incontro dello scorso fine settimana con Fassino, ieri una call con il sottosegretario Morani, ma materialmente notizie dei nostri connazionali e dei nostri marittimi che si trovano in Libia ancora non ne abbiamo e speriamo materialmente di averle presto e potervi dare la lieta notizia del loro rientro a casa. Dicevamo, cambiamo adesso decisamente argomento, una buona notizia: con le ZES, le zone economiche speciali, sono previsti notevoli vantaggi fiscali e meno burocrazia. Ascoltiamo l'assessore Turano. In tempo di Covid ci siamo abituati soltanto alle cattive notizie. Io voglio andare contro tendenza, vi voglio dare una buona notizia. Questa mattina, il 4 novembre del 2020, il ministro Provenzano ci ha notificato il decreto di riconoscimento delle zone economiche speciali. Sono molto contento di aver raggiunto questo obiettivo assieme al presidente Musumeci, un obiettivo strategico per la Sicilia. Nelle ZES sarà molto semplice aprire una nuova impresa e sarà molto conveniente per i benefici fiscali. Tutti abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo, il governo nella sua interezza, il presidente Musumeci, oggi ci prendiamo questa grande soddisfazione. Siamo pronti a cominciare a lavorare per portare gli imprenditori in Sicilia ad investire in posti dove
Sarà semplice e facile aprire un'impresa e sarà molto conveniente. Per 7 anni, prorogabili per altri 7, i benefici fiscali garantiti dal governo nazionale e anche dal governo regionale permetteranno agli investitori di poter, costruire nuove imprese e assumere nuove persone. E spostiamoci a Mazara del Vallo. Il governo Musumeci ha formalizzato il finanziamento di oltre 400.000 euro per rendere più funzionale il lungomare di Mazara del Vallo nel Trapanese. È stato firmato il decreto per la realizzazione di un parcheggio di interscambio in località Tonnarella. A dichiararlo l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, a seguito della firma da parte del direttore del Dipartimento delle Infrastrutture Fulvio Bellomo. E sempre a Mazara, e dopo più di un mese, è arrivata la presa d'atto delle dimissioni dell'ingegner Giuseppe Asaro, dirigente del settore servizi alle città e alle imprese, che comunque resterà in servizio fino al prossimo 30 novembre. Una notizia che vi avevamo dato in anteprima nella nostra emittente proprio più di un mese fa. Oggi arriva la notizia della presa d'atto, senza che però si sappiano le reali motivazioni, se non relegate a motivi personali da parte dell'ingegner Asaro, che ricordiamo aveva avuto un incarico lo scorso anno. E da un incarico all'altro, dall'ingegnere che si è dimesso, un nuovo incarico di esperto che è stato assegnato dal sindaco della città Salvatore Quinci, questa volta al docente universitario Giuseppe Trombino, che si occuperà del piano urbanistico generale comunale. Il professor Trombino, ingegnere e docente del Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo, è stato chiamato dal sindaco a collaborare con l'amministrazione nella qualità di esperto in materia urbanistica, di pianificazione territoriale e di sviluppo locale. L'incarico è stato conferito con determine dello scorso 31 ottobre, a decorrere da quest'anno e fino al 31 dicembre 2022, per un importo di 30.000 euro annui. Speriamo che con il nuovo incarico si possa davvero mettere mano al piano regolatore generale, che è un piano fondamentale per lo sviluppo della nostra città. Ed ancora a Mazara, l'azienda veronese Home Global Technology ha deciso di donare un sanificatore all'AIAS di Mazara del Vallo. L'innovativo purificatore verrà utilizzato nell'aula adibita alle sedute per i bambini e si chiama Zefiro Ultra, questo è il nome dello strumento, che si avvale di una tecnologia innovativa capace di sanificare l'aria nell'ambiente attraverso l'utilizzo di un sistema combinato di filtrazione molecolare a 4 stadi per un ambiente privo di polveri e particelle nocive. È una segnalazione che ci è giunta da diversi cittadini, da abitanti nel Trasmazzero e Tonnarella, è una situazione che ormai si ripete quasi quotidianamente, sappiamo benissimo delle problematiche legate all'erogazione idrica proprio dei due quartieri. Stamattina davvero disperati ci hanno contattato alcuni cittadini residenti nei due quartieri che lamentano l'impossibilità di far fronte alle esigenze personali di acqua con un'erogazione limitata alle giornate di lunedì e venerdì. Si sono lamentati anche della difficoltà nel poter accedere ai servizi previsti dal comune con le autobotti, ma da quel che sappiamo ovviamente si attendono le analisi di un altro pozzo di Ramisella per vedere di poter aumentare la miscela. Mentre a quanto pare, da nostre notizie raccolte, anche un altro pozzo si è bloccato, non riguardante però l'erogazione per Trasmazzere e Tonnarelle. Diversi disagi si registrano nella zona alle spalle dell'ospedale di via Salemi. Quindi, davvero una situazione allarmante quella per l'erogazione idrica e l'approvvigionamento dei singoli cittadini che stanno sfiorando l'esasperazione. Il nostro appello è quello di spingere affinché si possano trovare delle soluzioni. Ormai è diversi mesi che si parla di soluzioni per l'erogazione, ma materialmente nei fatti concreti non si è giunto a nulla, se non ovviamente a cercare vari responsabili. Credo che al cittadino poco importi chi è responsabile di cosa, ma importi poter aprire il rubinetto e avere l'acqua che sgorga tranquillamente, senza dover ovviamente pregare affinché ciò possa avvenire. Quindi davvero una situazione che sta degenerando nei quartieri Trasmazzo e Tonnarella, ma anche dietro l'ospedale, per la quale si chiede un immediato intervento. E prima di salutarvi, domenica 1 novembre si è svolta la prima fase del campionato regionale di twirling. Ottima la prova delle farfalle di Mazara del Vallo. Ascoltiamo il servizio. Ottima prova per le atlete del Tecnico Federale Tiziana Barbera al meeting di twirling e ginnastica che si è svolto lo scorso 1 novembre a Patti, in provincia di Messina, nella prima fase del campionato regionale di twirling specialità tecniche.
A salire sul gradino più alto del podio, Arianna Accardi per la categoria Adult, Arianna Barbera per la categoria Senior, seconda classificata Carlotta Modica per la categoria Cadette e infine un quinto posto per Alice Barbera, tutte nella specialità solo. Per quanto riguarda invece la specialità Artistic Twirl, un secondo posto con Carlotta Modica per la categoria cadette e un quinto posto per Evelyn Calandrino, sempre nella categoria cadette. Per le junior, un ottimo settimo posto per Ginevra Gancitano e un ottavo posto per Lucrezia Calzolari. Davvero soddisfazione espressa dalla coach Barbera per le sue farfalle che hanno dimostrato ancora una volta di saper volare. E con la bella prova delle farfalle di Coach Barbera io vi lascio e vi do appuntamento a una nuova edizione del TG8 Informazione.